Si chiude nel migliore dei modi la stagione del Città di Monterotondo, che seppur con qualche fatica si libera dell'Olimpia nell'ultima gara di campionato al Pierangeli, grazie alla zampata di Magrini, arrivata a 5 minuti dal termine. I padroni di casa provano a dare una scossa alla gara verso il quarto d'ora. Galluzzo apre sulla sinistra per Cantarella, ma sul pallone, leggermente troppo lungo, arriva in anticipo Martini. I ragazzi di Pannafelli si rifanno vedere dopo 3 minuti. Sul cross al centro dal versante di sinistra, però, Galluzzo non ci mette la forza necessaria per sorprendere Martini che blocca. L'Olimpia prova a pungere al 23esimo, la palla dal corridoio di testa di Tuor e pesca al centro Belli, che di testa trova un attento Rastelli a dirgli di no. Ed è ancora il numero 9 in maglia bianca a cercare di impensierire dalla distanza l'estremo difensore di Parnapelli, che anche questa volta non si lascia intimidire. La partita fatica a decollare, il Città di Monterotondo ci prova al 26esimo con Cantarella che si libera di Catania, ma sul suo destro Martini blocca senza problemi. Prima dello scadere sono ancora i padroni di casa a cercare di sbloccare il risultato, ma il colpo di testa di Galluzzo sugli sviluppi di un corner termina al lato. La ripresa si apre con un brivido per Mister Parnafelli. Dopo un solo giro di lancette, il neoentrato Baldonado offre un invitante pallone per Belli, sul cui sinistro Rastelli si distende bene. E al quinto è sempre il numero 14 dell'Olimpia che serve Belli, che passa corto a Vento, la cui conclusione dalla distanza sfila però al lato. Il Città di Monterotondo si sveglia al 16esimo. Ripanti, Pennello un calcio di punizione sulla testa di Cicchinelli, che non inquadra però il bersaglio e manda la palla al lato. Due minuti più tardi parte sempre dai piedi di Ripanti l'apertura sulla destra per Cicchinelli, che crossa al centro, ma Torri interviene e deve in angolo allontanando il pallone. Ci pensa Belli a suonare la carica ai suoi quando il cronometro segna il 20esimo. Mette a sedere Boccacci, si porta sul fondo e conclude, ma il neoentrato Zanchi manda la palla in corner. La porta del Città di Monterotondo trema ancora al 21esimo quando Gozzi piazza un colpo di testa su cui arriva la provvidenziale chiusura di un difensore di Parnapelli che evita il peggio. L'Olimpia spinge e dopo 4 minuti torna dalle parti di Zanchi, che si supera sul tiro da fuori ancora una volta di Belli. Gli ospiti rischiano al 29esimo, quando il rinvio di Morder viene intercettato e si trasforma in un assist per Magrini, la cui conclusione si stampa sulla traversa. La disperazione del numero 16 di Parnapelli si trasforma ben presto in gioia. Un minuto più tardi, infatti, dopo un batti e ribatti in aria, Lodoli passa proprio a Magrini, che non se lo fa ripetere 2 volte e sblocca il risultato di una gara che pareva essere destinata a terminare a reti inviolate. Nel finale parte ancora dai piedi di Magrini un invitante pallone per Ambrosoni, ma Morder esce ed evita ogni pericolo. Finisce qui, con Città di Monterotondo che ringrazia Magrini e la sua zampata vincente, che gli permettono di salutare il pubblico del Pierangeli con la 17esima vittoria stagionale in tasca.